non un libro, ma una raccolta di idee, programmi, spunti per il futuro che partono dall'esperienza della sinistra a Roma negli ultimi 30 anni. Arriva nelle librerie Carte Segrete, attraverso le cui pagine Goffredo Bettini, storico esponente e stratega del Partito Democratico, racconta la storia della capitale dalla nascita del modello Roma ai dibattiti sul suo esaurimento, dalla critica alla parentesi negativa di Alemanno al confronto sul futuro di Roma, visto con gli occhi di chi ne è stato protagonista attivo dall'elezione in Campidoglio di Francesco Rutelli. È un po' la storia di Roma, del mio impegno in questa città, dove noi abbiamo governato per un lungo periodo, per 15 anni, con il cosiddetto modello Roma, poi interrotto da una negativa parentesi della destra, e oggi noi speriamo con Marino di poter riprendere in mano la città. Io spiego come secondo me questo si può fare. E poi c'è un epilogo politico verso il congresso in cui io lancio questa idea del PD come un grande campo di tutte le forze democratiche, sorretto da processi decisionali dal basso, fondati sulle persone e non sulle correnti, sui gruppi di potere, sulle cordate. E come sostenne proprio Rutelli nel 1993, ora punta tutto su Ignazio Marino, espressione, secondo Bettini, della società civile. Elettorale difficile, però io penso che alla fine prevarrà una consapevolezza dei romani sulla negatività degli anni di Alemanno e anche l'adesione ad una candidatura come quella di Marino, una personalità civica, un grande medico, un intellettuale, ma anche un uomo molto pratico che sa inchinarsi sul dolore delle persone anche singole, forse anche per la sua professione, quella del medico.